Bentornati, eccoci qui alla nostra terza puntata del pranzo della domenica. Abbiamo preparato il benvenuto agli ospiti e l'antipasto con il nostro tema zucca. Sì. Oggi prepariamo il primo piatto che sarà... una pasta fresca alla zucca. Ottimo, molto bene. Agnese, che è la nostra esperta delle mani in pasta, adesso procederà, ma prima vi facciamo vedere ovviamente gli ingredienti con i nostri potenti mezzi. Che saranno, Agnese? Naturalmente la zucca lessata, la farina integrale, l'acqua e l'olio per l'impasto, sì. Il radicchio e lo scalogno per il condimento e a mantecazione il parmigiano reggiano. Perfetto, con i nostri potenti mezzi siamo riusciti a farvi vedere tutti gli ingredienti, sicuramente vi appariranno probabilmente da queste zone qui. E noi andiamo ad impastare. Impastiamo? Sì. Impastiamo. Procediamo, quindi sì. Che facciamo? Io ti do una zampina in questo caso. Procediamo, andiamo a frullare la zucca. Ci metto io. Lo fai tu? Sì, va benissimo. Allora, procediamo con la zucca prima di tutto nella farina come primo ingrediente e poi man mano andiamo ad aggiungere acqua e olio nell'impasto. Mescoliamo la zucca con la farina. Con l'aiuto di una forchetta. Sì. Sì, perché non voglio sporcarmi subito le mani. In realtà direi che posso toglierla. Ok. E vado ad aggiungere prima un po' d'acqua. Non tutta, vero? No, non la metto tutta perché voglio prima di tutto vedere come viene l'impasto in base anche alla corposità della zucca, magari ce ne vuole di più, magari ce ne vuole di meno. Okay. Continuiamo a impastare e adesso io vi faccio vedere il risultato. Ecco qui, manca ovviamente l'olio, giusto? Ci metto un po' d'olio. Non abbiamo messo, come avete visto, l'uovo. Sì, la pasta light. Allora, adesso lo tolgo, mi passo un pochino dalla ciotola, quindi mi metto un pochino della nostra farina qua, e lo lavoro un pochino sul piano. Così nel frattempo l'umidità che c'è ovviamente verrà assorbita anche dalla parte di farina che abbiamo lasciato. Sì. Abbiamo lavorato la pasta per circa 5-10 minuti, Agnese ci ha dato giù e vi faccio vedere il risultato. Qua. Bene. E non ci resta a questo punto che farlo riposare, giusto? Sì. Quanto dovrà riposare? Deve riposare una mezz'oretta in frigorifero. La pellicola? Ci mettiamo la pellicola. Perfetto. Ci vediamo tra una mezz'oretta. Io schiocco le dita. Io no. Mentre la nostra pasta riposa andiamo a preparare il condimento. Sì. Quindi non faccio altro che spezzettare il nostro scalognetto. Eccolo qua. Con il nostro fritino. Sì. Il nostro scalogno tritato lo andiamo a mettere in padella, finemente tritato, mi raccomando, se no non piace. E prepariamo il nostro radicchio alla julienne. Lo spacco a metà e l'unica cosa che mi premuro di fare è di togliere la parte centrale, che sarà quella più rigida. Eccolo qua, anche non ci serve. E lo taglio a fettine sottilissime. Non ci resta che andare a fare soffriggere il nostro scalogno in padella e poi appassire il radicchio di conseguenza sul fuoco. Lasciamo rosolare il nostro scalogno. Una volta dorato non facciamo altro che mettere il nostro radicchio e lo lasciamo appassire. Il nostro radicchio è pronto, non ci resta che spegnere la fiamma e tirarlo fuori dalla padella lasciandone un po' perché ci servirà dopo per condirlo con la pasta.
la nostra pasta ha riposato. Bene. E quindi procediamo con la stendura. Io nel frattempo vi faccio vedere sempre attraverso il video il nostro risultato. È venuta bene, Agnese ovviamente sta ottenendo, così si vede, ecco qui una sfoglia e poi andremo a tagliare più o meno come delle tagliatelle. Sì. Ben stesa, quindi me la passi e io procedo con il taglio e tu puoi eventualmente, direi, visto che io ho fame, continuare a stendere l'altra. Ok, grande lavoro di squadra. Man mano che ne tagliamo un po', andiamo a posizionarle sul nostro vassoietto e le spargiamo con la farina. L'altra. Vai con la seconda mandata. Adesso vi faccio vedere da vicino il taglio della pasta con la rodella della pizza. Allora, la nostra pasta è pronta. Eccola. La andiamo a cuocere e poi la tagliamo in padella con la ricchio che abbiamo preparato. Vado. Vada. Pasta pronta, usando l'acqua di cottura andiamo a fare l'amalgama con il parmigiano. Wow! Ne metto un po'. Io ho fame! Adesso mangiamo! La nostra pasta sta venendo bella cremosa, ovviamente, con l'acqua di cottura e il parmigiano che si è sciolto. Adesso Agnese, se vuoi... Sì! Lo vuoi vedere? Sì! Allora, saltiamo. Olè, che bel salto. Arrivo. Wow. Pasta è pronta, andiamo all'impiatto, rapido. Allora, facciamo un bel lettino con il radicchio. Sì. E poi ci arrotoliamo la nostra pasta. Bene. Abbondante, per favore. Sì, io ce l'ho. Voilà. E voilà. Aggiungiamo un altro pochetto di radicchio qui sopra. E per chi lo volesse, lo faccio una frastuntatina di parmigiano. Il nostro piatto del pranzo della domenica, il primo, è pronto. Vi ricordiamo di, a questo punto dovrebbero essere comparsi, cliccare sui nostri social, un mi piace, un'iscrizione, commentate e ci rivediamo quando? Per la prossima puntata, per il secondo, sempre con la zucca. Perfetto, ciao a tutti!